Stamattina, dopo le polemiche uscite sui giornali per quanto riguarda il Montascale e la risposta soprattutto della provincia, al dirigente scolastico per avere chiesto di abbattere le barriere architettoniche, lei si è precipitato qui e ha visto la situazione. Che provvedimenti intende prendere? In poco più di un anno non posso conoscere tutti i problemi degli edifici scolastici, però io mi sono informato anche attraverso i responsabili degli uffici e ho capito che questo è un problema purtroppo che si porta da tempo e io sono venuto qui per risolvere il problema. Tra le proposte indicate dal dirigente scolastico quello di un montascale interno? Noi abbiamo un occhio di riguardo nei confronti dei disabili, questo montascale verrà realizzato in breve tempo, io andrò negli uffici e vedremo in che termini possiamo fare questo acquisto e questo montaggio. E come giudica la lettera che è stata inviata al dirigente scolastico? La lettera è qualcosa di documentale, quindi ritengo che il problema non è la lettera, ma il problema è che il montascale non è stato montato e noi dobbiamo trovare la soluzione per farlo in breve tempo. I soldi ci sono? I soldi li troviamo per quello che è possibile, visto che l'impegno non è così gravoso e quindi troviamo la forma per trovarli, augurandoci che il governo regionale e il governo nazionale possano avere un'attenzione particolare nei confronti anche dell'edilizia scolastica, che purtroppo noi abbiamo ereditato una situazione davvero difficile.